Alla fine è andata così, cara Lightning. Ammetto che sono un po' deluso dal risultato finale. Avevo dei grandi programmi per te. Non pensavo finisse così, ma non potevi battermi. Non avevi nessuna possibilità di battermi. Quindi poteva solo andare così. Addio, cara Lightning. Cosa? Si sta trasformando? Ma non è possibile! Fermati! Guarda che non mi hai ancora sconfitto! È finita adesso! Per sempre! No! Fermati! Ragazzi, sono veramente contenta di rivedervi. Ho temuto il peggio, ma grazie ai vostri commenti e alle vostre parole sono riuscita a tornare e a sconfiggerlo definitivamente. Questa trasformazione, questo nuovo potere, non me l'aspettavo, però è il vostro potere, il vostro, me l'avete donato voi e sono veramente contenta di avervi tenuto al mio fianco in questo momento. Ma adesso chiudiamo per sempre questa storia e andiamo a vedere chi era Liger e perché ha fatto tutto questo. Ora che è finita, dici chi sei. Finalmente non ha più quella maschera odiosa, ragazzi. Parla, altrimenti non ti risparmierò. Cosa vuoi da noi? E soprattutto, ridammi i miei 8 milioni. Chi sei? Non volevo che si arrivasse a tanto. Ho fatto tutto questo per mia sorella, che è stata uccisa e cancellata insieme alla sua isola. Tua sorella? Chi era tua sorella? Sì, mia sorella. Tu la conosci bene. Sei stata la prima persona che l'ha abbandonata. E proprio per questo è morta. È morta anche per colpa tua. Non può essere, ragazzi. Mia sorella era fuffolina. Ti ricordi di lei? Quando l'hai creata, avevi giurato di non abbandonarla mai. E invece lei ha abbandonato proprio come tutte le altre isole che avevi creato. E ora, anche lei è stata cancellata dalla minaccia di Animal Crossing e non tornerà mai più indietro, perché è morta e con essa anche la sua isola. Quindi se tu sei il fratello di Fuffolina, qual è il tuo nome? Il mio nome è Fuffolino. Io e mia sorella eravamo gemelli. E quando ho saputo della sua scomparsa qualche mese fa, ho iniziato a fare delle ricerche per scoprirne di più. Così ho incontrato Grande Anne e insieme abbiamo scoperto la vera minaccia di Animal Crossing, ovvero colui che minaccia di eliminare tutte le isole, proprio come ha fatto con quella di mia sorella. Ma allora tutto questo non ha senso? Perché mi hai costretto a mandare via Carmelo? Cioè, non torna la tua spiegazione. Ti ho costretta a farti abbandonare Carmelo perché volevo fartela pagare. Mia sorella è morta per colpa tua. Ti bastava solo accendere la console. Ma invece tu non ti sei accorta di nulla. Tutti gli abitanti di Cleland sono morti. Sono scomparsi. E tu eri troppo impegnata a giocare alla T-Way. Hai abbandonato tutti. Quindi dovevo fartela pagare. Io volevo distruggerti. Ma poi Grande Anne mi disse di non farlo perché in te vedeva qualcosa. Per lui tu sei la nostra salvezza. Per lui tu sei colei che può salvare Animal Crossing. Così abbiamo deciso di spingerti a far uscire il tuo potenziale per trasformarti nella persona che salverà Animal Crossing. Perciò ti chiedo scusa, Lightning, per quello che ti ho fatto. Ma come si aspettava Anne, hai dimostrato quello che sai fare. Ti ringrazio. Però, in nome di Fuffolina, che spero tanto rimarrà sempre nei vostri cuori, io ricostruirò Cleland e prima o poi
sicuramente ci rincontreremo. Ed eccoci qua, ragazzi. Innanzitutto, grazie per essere arrivati fino a questo punto. Molti di voi probabilmente avranno tantissimi, tantissimi dubbi, ma alcuni sto per risolverli. Vi volevo ringraziare di cuore per aver seguito questa serie che è nata così a caso, da un episodio banale, ovvero il primo episodio dell'hacker dove mi rubavo i soldi, e poi si è evoluta in una maniera impressionante e sono riuscita a collegare tantissimi tasselli, anche se alcuni ancora mancano. Questa è una delle prime serie prova che ho voluto fare sul mio canale e vi è piaciuta veramente tanto. Ovviamente adesso che conoscete la prima parte finita, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, perché come avete capito c'è una continuazione, c'è qualcosa, sta succedendo qualcosa all'interno di Animal Crossing. L'hacker, ovvero Fuffolino, che è il fratello di Fuffolina, ha confermato che questa minaccia distrugge le isole di Animal Crossing. Quindi dobbiamo capire chi, come, perché, quando, eccetera. Un'altra cosa molto importante: Fuffolino ha detto che Clelen è stata cancellata. Questa cosa è vera. Quindi Fuffolino creerà nuovamente l'isola di Clelen, perché attualmente Clelen non esiste più. Quindi, ahimè, dobbiamo rifare per la quinta volta la seconda isola, ma come vi avevo annunciato, dalla prossima settimana arriveranno molti video e live, soprattutto dove andremo a sistemare l'isola di Cleland. Quindi è vero, Cleland non c'è più e Fuffolina è morta, quindi spero tanto che vi ricorderete sempre di Fuffolina, lei rimarrà sempre nei nostri cuori, eccetera. Per quanto riguarda Carmelo, cercheremo sempre di ritrovarlo con la caccia a Carmelo appena avrò un attimino di tempo. E niente, per quanto riguarda i dubbi su Grande N e tutta la storia che c'è dietro, ci sarà una seconda parte, ovviamente solo se la volete e se questa serie vi è piaciuta. Per quanto riguarda sempre l'hacker o Fuffolino, perché ormai sapete la sua vera identità, se non avete capito qualche passaggio, perché purtroppo con quella voce, con la maschera, si sente veramente male l'audio, se non avete capito qualche passaggio, lui praticamente si voleva vendicare di me perché io non sono mai entrata su Cleland, quindi sua sorella è morta per colpa mia. E così ha inventato la storia dell'hacker per farmi del male e farmi abbandonare Carmelo. Ma dopo Grande N gli ha detto: fermati, perché c'è questa minaccia e solo lei può salvarci, perché ha un potere nascosto. L'ultima cosa molto importante riguarda il contest. Ragazzi, avete creato veramente tantissimi costumi. Non mi aspettavo tutti questi costumi, ho impiegato 3 giorni per guardarli tutti. Ma quello che sto indossando è il vincitore, quello che mi ha colpito di più, ma vi posso assicurare che erano veramente tutti bellissimi, cioè li ho riprovati 100 volte per capire effettivamente qual era quello più bello. Ho scelto questo perché mi piaceva molto la parte davanti e poi trovo veramente carino il fatto che abbia disegnato anche i fuffi ai lati, cioè non è una cosa molto semplice. Mi ha colpito un pochino di più rispetto agli altri ed è il costume di Joe Santo, che si chiama così su YouTube. Quindi in ogni caso, complimenti Joe. E grazie a tutti per aver partecipato. Ci saranno altri contest simili dove vi potete sbizzarrire. Per quanto riguarda quello che ha vinto il creatore del costume, ne parlerò direttamente con lui, perché come vi ho già detto, l'avatar, il mio nuovo avatar, che verrà utilizzato poi eventualmente per magliette, emoticon, eccetera, verrà fatto con questo vestito. E quindi comunque è già una bella soddisfazione. Poi vincerà delle cose tipo un paio di milioncini su Animal Crossing, tipo 12 milioni e roba così, ma ne parlerò poi direttamente con lui. Io vi ringrazio di cuore a tutti quelli che hanno partecipato, ma a tutti quelli che hanno seguito questa serie. Come al solito vi chiedo un like, iscrivetevi al canale, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, ragazzi, se volete la seconda, chiamiamola stagione, quindi finita la prima stagione nell'aria, come tutte le serie televisive che guardiamo, quindi io aspetto i vostri commenti per capire se vi è piaciuto oppure no. Vi ringrazio ancora, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi!